Franco. Ciao amici di YouTube, qui con voi è Sciale Bonsai. Oggi siamo in un nuovo video. Oggi ragazzi siamo ritornati in cucina con chef Franco. Ciao ragazzi. Ragazzi, dove cazzo vai? Vieni qui. Ragazzi, siamo oggi in cucina con chef Franco. Cosa prepariamo? Pizza di scarole. Di scarole Napoli. Napoletana. Ora vi faccio vedere gli ingredienti. Ragazzi, lasciate subito un bel mi piace, un bel commento. Mi raccomando, iscrivetevi al canale che dobbiamo arrivare a 300.000 iscritti. Molti di loro che guardano i video non sono iscritti. Iscrivetevi che è gratis, mi raccomando. E detto questo, noi ricordiamo sempre ai nostri iscritti, ai nostri ragazzi, di scaricare l'app di One Football. La trovate nel primo link in descrizione. È un'app totalmente gratuita, ma è l'app migliore per quanto riguarda tutte le notizie del mondo del calcio. Calciomercato, formazioni, tutto quello che riguarda anche della vostra squadra del cuore. Tutte le notizie le trovate su One Football scaricando nel primo link in descrizione. Detto questo, parola allo chef, io vado. Ciao chef, arrivederci. Eccoci qua, ragazzi, buongiorno. Ragazzi, a gentile richiesta mi avete chiesto la pizza che scarò. Poi vi faccio vedere l'impasto. Allora, ragazzi, per fare la pizza di scarole, 500 g d'acqua, metà di lievito, di sciogliere l'acqua, vogliamo che si fanno la pofra. Vedete l'impasto come viene, è uno spettacolo. Ci butto un altro poco, ma proprio pochissimo. Sempre sciogliere l'acqua. Ragazzi, farina tipo 00 ci vuole, quasi. Io faccio, per fare la pizza di scarola bella grande, 800-900 grammi di farina. Vedete ragazzi, girate sempre così sotto. Cucchiaio di sale, va bene così. E l'ingrediente importante è questo qua, l'olio. Guardate a me quanto cucchiaio d'olio butto. 1, 2, 3 e 4. Voi dite, ma come mai tutto questo olio? Perché l'impasto deve venire morbido. Vedete com'è morbido, guardate qua. Morito, vai giù. Guardate un attimo a me, di nuovo olio, lo butto attorno. Sono mezzogiorno meno 10, ci vediamo verso le 6:30, 7. Mettiamo il coperchio sopra, però io verso le 5 lo giro di nuovo. Vedete ragazzi, metto una coperta sopra, ci vediamo più tardi. Un bacio ragazzi. Eccoci qua ragazzi. Allora, la pizza con le scarole che noi facciamo a Napoli. Questi sono gli ingredienti che ho messo, lo metto in più dopo, vi faccio vedere. La provola, domani manca a casa mia, la provola del cielo, non deve mai mancare. Com'era ragazzi la provola? Spettacolo. Spettacolo. Olive nere, tortolosso da dentro, scocciola, come si dice? Alice, pinoli, questi qua sono i capperi. A Napoli ci miglia a periodo, quelli là sotto sale. Addio, avevo dimenticato la cosa principale, la scarola. Io prendo sempre quella là, non riccia, quella là normale. Dopo vi faccio vedere come si taglia e vi faccio vedere la preparazione. Enzo, vieni appresso a me. Guardate che bella pentola. C'è una pentola abbastanza grande. Ma che è importante, no? Poi faccio vedere un basta. Olio, quando basta. C'ho abbastanza olio, se no sapore non picchio. Lo avviso già. Eccoci qua. Ragazzi, la cosa più importante è un cavallo. Senza l'aglio. Come si fa? Onestamente. Però l'aglio lo fate rosolare, poi lo togliete. Lo faccio lei. Guardate sempre la mia preparazione. Lo butto in terra, vedete? Ecco qua. Allora ragazzi, io butto le olive nere. Abbassate la fiamma. Capperi. Ecco
Poi vediamo. Pinoli, ho trovato solo questi qua, i piccolini, però vanno bene lo stesso. Poi un'altra cosa che buttiamo. Butto metà adesso e metà la metto dopo nella pizza. Le olice, delish, come cazzo si chiama. Mio figlio non piace, però a me piace. Senti l'odore, senti? Si sente? Aiuto, faccio uno spettacolo. Veramente uno spettacolo, ma da cercare ti faccio vedere lo spettacolo. Dai, ancora biondo lo facciamo stare un altro poco. Questo è dove mettiamo la pizza. Però mo se ci mette la scialla, che non stai riuscendo a tenere. Ragazzi, guardate a me, l'ho tagliata, butto qui dentro, l'abbiamo lavata, pulita, vedete? Ha lo stesso procedimento che faccio io. E poi mi dici di che pizza di scarola è. Viene uno spettacolo. Dici, ma tu perché la stai tagliando? Non la cuoci prima? E poi faccio riare la cuoci. Dici, ma che è lettanto? Non è tanto, perché poi si, mettendo sul fuoco si fa piccolino, ok? Quanto più piccolino li fa, meglio è. Questo procedimento è finito. Anzi, viene appeso a me. Ragazzi, guardate io dove metto la scarola. L'aglio lo tolgo. Ecco qua, ragazzi. Guardate a me. Ha da pigliare il sapore, cazzi. Vedete? Ha da pigliare il sapore. Anzi, ma tu stai prendendo? Ragazzi, metto il coperchio sopra. Ecco qua. Ragazzi, tra 10 minuti vi faccio vedere come è venuta la scarola mettendo tutti gli ingredienti dentro. È uno spettacolo. Ci vediamo dopo. Sei pronto a vedere il capolavoro? Allora ci metti gli occhiali perché è uno spettacolo. Tiè. Guarda qua. Si sono incorporati tutti i sapori. Ma facciamo un assaggio, non ti muovere. Vedi? Altri 2 minuti e si spegne. Ragazzi, provo di sale com'è, ho messo un pochino sale perché c'erano i capperi. Lo volevo ne ci lo sempre. Penso è troppo buono. Devi dire le camere, assaggia pure tu. Ragazzi, lo assaggia pure io vado a impazzire per la scarola, mi piace troppo. Di sale, fammi sapere tutte cose. Buona, perfetto. Bellissimo, veramente. Ecco qua, ragazzi, io la spengo. Vedete? Si sono amalgamati tutti i sapori. Acciughe, olive, capperi, pinoli. Ma mi sa scarola la coppa man mano l'ho girata. È uno spettacolo, vedi? Uno spettacolo. È cotto una mezz'oretta. Poi man mano la vedete. E poi sale pochissimo. Proprio per amalgamare tutti i sapori. Però com'era di sale? Era buonissimo. Voglio, però a me l'ingrediente mio che dopo vi faccio vedere. L'impasto che ho fatto io, che è uno spettacolo. Voglio, mi ci metto proprio la coppa, vi faccio vedere. Ragazzi, ci vediamo fra un'ora. A dopo. Non è un capolavoro, attaccati. Devi dire la verità. Eccoci qua, ragazzi. Lo spettacolo è qua. Enzo, fai vedere. Te, guardate che com'è morbido. Guardate che. Allora, la prima cosa da fare, guardate un attimo a me, è fare questo gesto qua. Mettere l'olio sotto. Poi prendete un po' di olio, così non si attacca. Mettete pure nei bordi. Ah, mi serve un po' di farina, scusa. Farina, farina! Tu non devi mai mancare in casa mia, hai capito? Non devi mai mancare. A chi stai parlando? Col coltello. Guardate qua. Guardate che capolavoro. Ma io non ero capolavoro. Guarda qua, guarda qua. Ciao, polpettina. Ragazzi, io ti do la metà. Siamo tutti la notte animale. È sorta. C'ho un attrezzo molto particolare. Ah, ragazzi! Ah! Avevo dimenticato! Ecco, eh! Non ho cacciato molto.
Grazie mamma. Vediamo che bello è l'impasto. Sentitela bene, morbido così. Andate per me. Ma ecco qua, Enzo, stai prendendo? Allora, gli ingredienti. Ma io pigli che male, perché se devo pigliare che male. Non mi dice di niente. No, non mi rispetta. Questa è piena. Ho altre due acciughe, li metto dentro perché mio figlio non gli piace e metto dopo un solo altro. Vedete? Mettiamo ancora. Il tocco finale, voglio, non volisce niente, però il ci fa più forte me. Ragazzi, provo la affumicata, quella là di Agerola. Devo fare una dedica a questa pizza. La dedico al mio amico Gabriele di Lucca. Voglio, guardatemi a me. Cioè, questo è uno spettacolo, ragazzi. Ecco qua. Adesso facciamo il piano sopra. Eccoci qua ragazzi, l'impasto sopra è finito, ora lo mettiamo nel forno a 200 gradi per 25 minuti, 25-30 minuti, man mano la vediamo. Enzo, vieni appresso a me. Ecco qua. Ragazzi, ci vediamo fra 25 minuti, vi faccio vedere come è venuta la pizza. Ciao, a dopo. Senti che odore. Ragazzi, faccio l'assaggio. Ci scotta in bocca. Morbidissima. Aggiungo un grano di muzzico. Vuoi assaggiare? Vengo. Ragazzi, guardate qui. Mamma mia, spettacolo. Assaggio io. Vediamo, eh. Buona, eh? Mamma mia. A scarola saporita. Di sale è buono. L'impasto è morbido. Alla fine è croccante. Si sente l'oliva, si sente il cappero, si sente l'alice, non è troppo salata, è perfetta. È una prova? Una prova, perfetta. Sente l'affumicatura, è stupendo. Assaggio qua, ne ho assaggiato di nuovo perché non ho sentito bene. Mamma mia. Sto svenì! No, riprendimi! Ragazzi, quanto è buona! Troppo. Se il video vi è piaciuto, mettete tanti mi piace. Mamma mia, mi raccomando. Ma raccomando i commenti. Parliamo a fa. Un bacio. Spettacolare! Quindi raga, un bel like, un bel commento, iscrivetevi al canale. Noi finiamo di mangiare la nostra pizza di scalone napoletana. Provatela a fare così, con la provola, con le alici, con tutti gli ingredienti. E vedrete che verrà veramente uno spettacolo. Poi ce lo scrivete nei commenti. Ciao ragazzi. Ciao. Thank you.